E a questo punto passiamo ad un esordio, nel senso nei panel di PA Social, perché il Ministero della Difesa fa parte, come dire, di PA Social da sempre, però è la prima volta che, come dire, ci racconta l'esperienza social. Ringrazio Francesca Ruperto che è qui e che ce lo racconterà. Insomma, però volevo ringraziare anche Erminio Englaro e prima ancora Ettore Sarli, che insomma hanno fatto e continuano a far parte del gruppo PA Social, insomma sono impegnati in vari ruoli a portare avanti la comunicazione web e social della difesa, e anche in questo caso immagino che sia un ministero, come dire, complesso anche per tanti motivi, e quindi aver sfondato, tra virgolette, il muro e aver puntato molto sui social e recentemente anche sulle chat con un canale Telegram. Insomma, credo sia una bella soddisfazione sicuramente per noi, ma immagino anche per voi. Francesca però ci parlerà di Instagram perché gli abbiamo chiesto di fare un focus su questo strumento, visto che oggi ci siamo dati, come dire, un ordine sugli strumenti. Grazie. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui e ringrazio gli organizzatori di questo evento per aver voluto la presenza anche del Ministero della Difesa. Oggi non sono sola, ovviamente tra il pubblico ci sono alcuni colleghi che lavorano come me nel settore della comunicazione e dei social della difesa. E mi perdoneranno i colleghi e i relatori che hanno parlato prima di me se mi avvalgo di una breve presentazione in PowerPoint, perché parlando di Instagram mi viene davvero difficile non utilizzare delle immagini, perché parliamo di un social che lavora sulle immagini, quindi sicuramente sarà necessario farvene vedere alcune e raccontarvele. E il Ministero della Difesa appunto è presente su Instagram con 5 profili. Che sono quelli del Ministero della Difesa, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri. Quindi sono rappresentate tutte le realtà che fanno parte del mondo della difesa. E, ovviamente bisogna fare una premessa prima di dirvi quello che raccontiamo su Instagram, ovvero che la comunicazione della difesa e quindi anche i social della difesa hanno recepito alcune direttive del Libro Bianco, che stabiliscono quelli che sono i compiti fondamentali che la difesa svolge. La difesa infatti si occupa di garantire quelli che sono i nostri diritti, si occupa di garantire la sicurezza del nostro paese, condizione fondamentale per assicurarne la preservazione e anche lo sviluppo. E, sulla base di questi compiti fondamentali che la difesa svolge, diventa anche importante comunicare quelli che sono i valori, i compiti e gli obiettivi che la difesa ha, e diventa importante comunicarlo al cittadino. Quindi in questo senso diventa fondamentale comunicare quanto più possibile e interagire con il cittadino. Considerate queste premesse fondamentali che fanno parte del mondo della difesa, quale elemento più importante può esserci per comunicare quello che la difesa fa, quelli che sono i valori e gli obiettivi, se non i social? E noi ad esempio analizziamo come lavoriamo su Instagram, cosa raccontiamo su Instagram. Instagram è il social delle immagini, quindi noi della difesa cerchiamo di raccontarci attraverso delle immagini per raccontare chi siamo e cosa facciamo. Prima di tutto raccontiamo ad esempio una delle nostre componenti fondamentali, il personale. Personale, quindi i nostri militari. E in queste immagini potete vedere come li raccontiamo. Li raccontiamo con i loro volti, perché i militari sono sicuramente uomini e donne, quindi vanno sicuramente raccontati per quello che sono, nella loro naturalezza, nella loro semplicità. Quindi i loro volti sono sicuramente la parte più espressiva, che più può avvicinarsi ai nostri follower e può raccontarci in maniera completa. E quindi qui vedete rappresentate tutte le realtà della difesa in tutte le attività che caratterizzano la vita militare. Infatti la vita militare passa per varie fasi, si parte dalla selezione che avviene attraverso i concorsi, si passa poi all'addestramento e poi al successivo impiego. Qui vedete alcune immagini che utilizziamo, quelle in basso soprattutto, per pubblicizzare i nostri concorsi, che sono la prima tappa per accedere al mondo della difesa. E qui vedete appunto come utilizziamo delle immagini molto belle, utilizziamo sempre le immagini del nostro personale, utilizziamo delle infografiche proprio perché vogliamo catturare l'attenzione dei nostri follower su questo argomento così importante e per renderlo comunque noto a tutti coloro che fossero interessati ad accedere al mondo della difesa. E ovviamente queste immagini fanno poi da
da collegamento a tutta una serie di informazioni che noi collochiamo sul nostro sito e il nostro sito ovviamente è raggiungibile tramite Instagram, perché su Instagram mettiamo ovviamente in bio il link al sito oppure direttamente al bando di concorso per dare la possibilità a tutti di avere le informazioni che possono essere di loro interesse. Quindi cerchiamo di agganciare con queste immagini i nostri follower e gli forniamo poi ulteriori informazioni tramite i link e quindi li portiamo poi ad amplificare ancora di più la conoscenza degli argomenti che possono essere di loro interesse. Sopra vediamo invece le immagini, ad esempio, delle attività di addestramento, immagini che cercano di cogliere appunto la professionalità, l'impegno dei nostri militari nelle diverse attività addestrative che li caratterizzano e che li vedono protagonisti. Ovviamente oltre al personale non possiamo dimenticare l'importanza dei nostri mezzi, mezzi che aiutano il personale ad adempiere a quelle che sono le funzioni tipiche della difesa. Anche per i mezzi diventa per noi importante rappresentarli su Instagram, rappresentarli nella maniera più completa possibile, quindi proponendo delle immagini belle, ma che comunque sappiano raccontarne l'essenza, l'importanza di questi mezzi. E, ovviamente anche in questo caso abbiamo proposto delle immagini che rappresentano un po' i mezzi di tutte le nostre forze armate. Ovviamente dopo aver parlato di personale e di mezzi vogliamo anche raccontare su Instagram cosa facciamo. Compito primario sicuramente dei militari è operare in Italia e all'estero nell'ambito di missioni. All'estero ad esempio la difesa opera nell'ambito di organizzazioni internazionali come l'ONU, l'Unione Europea, la NATO o la Global Coalition. E qui vediamo alcune immagini che si diversificano tra loro. Possiamo passare appunto dalla potenza di un mezzo della Marina Militare ad un'infografica che invece mostra quello che è l'impegno dell'Italia nella Global Coalition per combattere il terrorismo e che quindi indica anche quelli che sono i numeri dei militari che sono stati addestrati dai soldati italiani. E poi le immagini dei nostri uomini e donne impiegati in queste attività all'estero, ed emerge anche qui quindi il fattore umano e anche l'importanza dei rapporti che nascono all'estero, le relazioni che vengono instaurate durante le attività addestrative e di formazione che noi svolgiamo per le forze di polizia estere. Ma oltre all'attività che ho appena elencato, la difesa svolge ulteriori attività che sono molto importanti, ovvero garantire la sicurezza in Italia, e questo lo fa in supporto e in collaborazione con altre strutture del nostro Stato, come i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze di Polizia. E abbiamo visto che la difesa è stata protagonista negli ultimi 2 anni numerose volte di interventi che sono stati fatti a favore della collettività. E è avvenuto durante il terremoto che ha colpito ripetutamente il centro Italia, è avvenuto durante il maltempo dell'ultimo inverno, e qui lo vediamo rappresentato appunto in alcune immagini che ci mostrano gli interventi in queste particolari occasioni e che mostrano quello che è l'impegno, la dedizione, la passione che i nostri militari hanno impiegato durante questi tipi di interventi che li hanno visti protagonisti appunto al lavoro in ogni circostanza e ad ogni ora del giorno. Continuiamo ancora con altre immagini che rappresentano gli interventi, ad esempio dopo il terremoto di Ischia, per contrastare l'emergenza incendi o ancora a seguito del maltempo che si è verificato a Livorno, un momento in cui sono intervenuti i cadetti dell'Accademia Navale. Anche queste sono immagini che hanno una grande importanza, perché servono a far capire alle persone che la difesa e il paese in generale c'è nei momenti in cui loro sono in difficoltà. Il paese c'è per sopperire ai loro bisogni e la difesa fa parte di questo sistema che si attiva quando il cittadino ha bisogno. Altre attività ancora vedono protagonisti militari ogni giorno. Un esempio è l'operazione Strade Sicure, che appunto quotidianamente vede i nostri militari accanto alle forze di polizia per tutelare gli obiettivi sensibili da ipotetici attacchi terroristici o altri pericoli. Anche qui è importante per noi rappresentare la presenza dei militari in mezzo alla gente e quindi anche queste immagini ripropongono questo tipo di presenza, la presenza costante di questi uomini che vigilano e garantiscono la nostra sicurezza. Ancora andando oltre, ulteriori esempi possono essere le attività svolte dalla Marina Militare che impiega la propria camera iperbarica per aiutare persone in difficoltà e affette da particolari patologie. Questo è un tipo di attività che probabilmente
è anche poco conosciuta, ma sicuramente è molto importante ed è per questo che la comunichiamo, per fare in modo che tutti sappiano che c'è anche questo tipo di intervento che la difesa fa, o ancora il disinnesco di ordigni bellici, un'attività che viene svolta da diverse forze armate sulla superficie terrestre e sotto il livello del mare. Anche questa è un'attività importante. Tutte queste attività che stiamo vedendo sono realizzate grazie alla capacità che noi denominiamo dual use, cioè la capacità della difesa di impiegare le proprie professionalità, le proprie capacità e i propri mezzi per appunto garantire la sicurezza dei cittadini, quindi mezzi e capacità che vengono impiegate non solo in ambito militare ma in ambito civile. Ancora parliamo di trasporto sanitario d'urgenza, quindi quegli interventi che gli equipaggi dell'aeronautica militare fanno a favore di persone che sono in pericolo di vita per consentirne comunque il trasporto presso strutture mediche in tempi brevi. Non possiamo ovviamente dimenticare gli interventi quotidiani che i carabinieri fanno, perché proprio per natura i carabinieri, essendo una forza di polizia, garantiscono quotidianamente la sicurezza del cittadino, quindi anche loro sono quotidianamente in mezzo alla gente, fra la gente e per la gente. Vado velocemente su questi ultimi esempi, che sono solo alcuni degli esempi appunto delle attività che la difesa fa per tutelare la sicurezza. Adesso qui abbiamo delle immagini che propongono la presenza dei cinofili, le unità cinofile, che hanno sempre molto successo tra i nostri follower, oppure il supporto alla ricerca in Antartide. Vediamo qui questa bellissima immagine molto rappresentativa, o ancora attività di tutela dell'ambiente. Ma oltre a raccontare queste attività che facciamo, un altro proposito che cerchiamo di raggiungere su Instagram tutti noi della difesa è quello di garantire dei servizi al cittadino, perché ne abbiamo parlato fino ad ora, l'importanza del cittadino, il cittadino è al centro, quindi però diventa importante cercare di garantire anche dei servizi al cittadino, e lo facciamo anche con il nostro profilo Instagram. Lo facciamo raccontando le attività che vengono fatte e dandogli appunto delle informazioni che possono essere utili al cittadino. Lo facciamo appunto, come precedentemente detto, sui concorsi. Quando viene pubblicato un bando di concorso, cerchiamo di divulgarne il più possibile notizia sui nostri social e su Instagram, con queste infografiche che catturano l'attenzione per poi fornire ulteriori informazioni sul nostro sito. Lo facciamo per quanto riguarda l'impiego dei volontari congedati, quindi militari che hanno effettuato un periodo breve di permanenza nel mondo della difesa e vogliono essere reimpiegati. Anche per loro ci sono delle importanti informazioni che divulghiamo anche attraverso Instagram. O ancora comunichiamo a tutti quelle che sono le attività di dismissione degli immobili della difesa, cercando anche qui con delle infografiche di attirare la loro attenzione per poi dargli tutta una serie di informazioni che poi possono essere consultate sul nostro sito. Un'altra componente importante che viene rappresentata nei nostri post su Instagram sono i valori e i simboli che fanno parte della difesa. Parliamo ad esempio della bandiera. La bandiera è da sempre un elemento che unisce il popolo italiano, quindi unisce sia i militari che i civili. E infatti lo vediamo dal successo che riscuotono tutte le nostre immagini pubblicate su Instagram. È un elemento che può essere ripreso in vari momenti della nostra vita militare, dall'alzabandiera, come vediamo in queste immagini, a un momento di addestramento, ma la bandiera italiana viene ripresa anche dalle frecce tricolori, dalla scia delle frecce tricolori, anche se simbolo per eccellenza dell'Italia, in Italia e all'estero ovviamente, anche all'estero rappresentano l'Italia in maniera egregia. Così come la nave Vespucci della Marina Militare, anch'essa un simbolo di eccellenza italiana e che qui vediamo rappresentata proprio con i colori dell'Italia, quindi con la proiezione del tricolore, anche in questo caso a riprendere un simbolo importante. Ci sono poi dei valori che fanno parte dell'essere militari, valori di onore, di fedeltà, di giustizia, di disciplina, il valore della tradizione. E anche in questa immagine che vediamo dei carabinieri è importante la presenza appunto di questi simboli, dei militari che sono in mezzo alla gente e di un altro simbolo che è l'altare della patria, che è simbolo sempre, da sempre dell'Italia e di Roma. Ovviamente su Instagram non possono mancare i grandi eventi, ci raccontiamo e raccontiamo quello che facciamo, raccontiamo i momenti che per noi sono importanti, come la festa della Repubblica, come la festa delle Forze Armate, ma anche tante altre cerimonie. E cerchiamo di farlo non solo proponendo immagini e video o dirette streaming che raccontino l'evento
durante il suo svolgimento, quindi il grande giorno, ma cerchiamo di farlo un po' prima, cerchiamo di partire già dalla fase organizzativa per raccontare tutto quello che c'è dietro l'organizzazione di un grande evento, per raccontare anche i volti di coloro che non vengono visti di solito durante i grandi eventi, per raccontare ad esempio, come vedete nella prima immagine in alto a sinistra, la realizzazione degli spalti per il 2 giugno. Quelle immagini probabilmente di solito non vengono pubblicate, però per noi è importante rappresentarle perché fanno parte dell'organizzazione di un grande evento. Oppure in basso a destra vedete quattro militari delle quattro forze armate che parlano durante le prove notturne, sempre del 2 giugno. Anche lì per noi è stato importante rappresentare la naturalezza, la semplicità di questi militari che sono sempre uomini e donne e che si preparavano ad un grande evento, ma proporli proprio con delle immagini anche inedite, e credo che Instagram sia il social più adatto per proporre immagini inedite e inusuali. Parliamo ovviamente sui nostri social anche di storia, perché la storia è importante e ci fa capire chi siamo stati, ed è importante raccontare la storia anche perché, siccome Instagram è il social dei giovani, ci consente di far conoscere la nostra storia ai più giovani, e quindi vediamo immagini delle nostre uniformi, immagini dei nostri mezzi che vengono raccontati nel corso della storia, partendo dai primi anni del 1900 fino ad arrivare al giorno d'oggi, per raccontare come i mezzi sono cambiati. Oppure lo facciamo attraverso i manifesti che venivano pubblicati in passato e che oggi vengono riproposti sui social per raccontare come in passato venivano pubblicizzati i grandi eventi, prima dell'avvento di internet e dei social. Ovviamente anche lo sport trova un posto importante perché trasmette i valori sani, i valori di passione, di tenacia, di amore, di unione anche tra gli atleti. Tutti i nostri atleti con le stellette vengono rappresentati nelle nostre immagini, nelle nostre foto, dagli atleti normodotati a quelli con disabilità che fanno parte del gruppo sportivo paralimpico della difesa. E anche in queste immagini noi cerchiamo di ritrarre tutti i momenti che caratterizzano le loro attività sportive, quindi le loro vittorie, le loro gioie, i loro momenti di esultazione, come vedete in alcune di queste foto che mostrano la gioia degli atleti subito dopo una vittoria o un abbraccio dopo una vittoria fatta, conquistata in gruppo, conquistata dall'unione degli atleti. Quindi anche questi sono valori che sono importanti. Ovviamente Instagram offre degli importanti mezzi che sono le interazioni o le condivisioni, e noi cerchiamo di sfruttarle il più possibile per avvicinarci al nostro pubblico e le sfruttiamo anche per allargare ancora di più la portata dei nostri messaggi. Cerchiamo di condividere all'interno dei nostri profili i messaggi che vengono pubblicati per estenderli a un pubblico che sia il più vasto possibile. Ovviamente non dimentichiamo le dirette streaming e le storie, che anch'esse fanno parte della nostra attività su Instagram, perché diventa importante utilizzarle proprio per descrivere la quotidianità della vita militare e poterla rappresentare ai nostri follower. Concludo con queste immagini che rappresentano i nostri militari. Anche queste sono immagini forse un po' inusuali, ma è giusto che su Instagram trovino spazio anche loro. E vi lascio con questa, che è la foto appunto del nostro valore più importante, che sono i militari. E comunque concludo dando comunque l'importanza a quello che è l'obiettivo fondamentale che noi ci proponiamo di raggiungere con Instagram e con i nostri social. Ne abbiamo parlato più volte oggi, ed è il cittadino. Quindi l'obiettivo per noi è quello di migliorarci sempre di più anche su Instagram, cercando di tenerci aggiornati, confrontandoci come stiamo facendo oggi, ma tenendo sempre come obiettivo principale il cittadino, cercando quindi di migliorare sempre di più i servizi che gli vengono garantiti e migliorando il contatto e la comunicazione col cittadino. Vi lascio con queste immagini e a voi lascio i commenti, che spero ci farete arrivare anche sui nostri profili Instagram. Grazie e buona giornata.